dipende da come andrà a finire. Eivor, eccoti qui. Chi sono i prigionieri? Uomini della fortezza in avanscoperta. Li abbiamo torchiati. Burgred non è qui, ma c'è la sua regina, Athelswit. Devono essersi separati dopo Tamward. Ceolbert mi ha detto lo stesso a Lady Chester. Ceolbert? Ma che ci faceva Ivar? È una lunga storia, ma sta bene. L'ho mandato a Repton. Qual è il piano? Presto qualcuno verrà a cercare questi uomini. Dobbiamo entrare e trovare Athelswit. Rapire una regina per trovare un re? Potrebbe funzionare. C'è solo un modo per scoprirlo. Prova a spremerli ancora un po'. Eivor e io andremo a recuperare Athelswit. Odino vi guidi. I sassoni non spalancheranno le porte. Possiamo entrare di soppiatto o sfruttare la tua nave. Ad ogni modo, sono con te. Ah, Eivor, ho tanto sognato questo giorno. Sognavi di rincorrere un re per una contea? Di vivere da vichingo, con te, con i nostri fratelli e sorelle. Di conquistare nuove terre e forgiare alleanze durature. E se questa vita esige che oggi rincorra un fuggitivo, così sia. Non vorrei essere altrove. È un campo, anch'io, fratello. Forse nemici. Dunque, faremo a modo nostro. Ehi, toccate! Sul bersaglio! Yeah.
Voi tre, spostatevi. Lady Athelswit, Urgred ha fatto del suo meglio per nasconderti. Ma era solo questione di tempo prima che ti trovassimo. Lascia andare le mie ancelle. Non hanno niente a che vedere con questa faccenda. Sentito, Eivor? Nobile, altruista. Ecco una donna con cui stringere un accordo. Una donna di valore. A noi interessa solo il tuo re. Dici dove si nasconde Burgred e ce ne andremo senza spargere sangue. Vi prego, io non... Io non lo so. Molto efficace, Sigurd. Ancora non comprende il pericolo che corre, ma lo capirà presto. Aspetta. Queste sono mani di chi lava biancheria. Di una serva. Lei è un'isca. Sveglia le ancelle! Io inseguo Athelswit! Ora morirà! Eivor! All'inferno! Piano eccellente, Vostra Altezza! Ci hai davvero fatto sudare! Non osare toccarmi, pagano! Hai perso il senso dell'ospitalità? Deve essere un sì. Lasciami andare! Te lo ordino! Dopo tutta questa fatica, dovrai essere pazzo. Forse non te ne rendi ben conto, pagano, ma io sono la regina di Mercia! Chi il tuo tempo, perché io non dico nulla, né a te né ai tuoi amici barbari. Forse ci ripenserai per il bene del tuo popolo. Chissà quante altre vittime potremo mietere noi barbari. Non ho paura di te. E invece dovresti. Di Athelswit, hai visto giorni migliori. Dio incenerirà la tua anima, sempre che tu ne abbia una. Che ostaggio vispo, e si intende di poesia come te. Dov'è la mia Cadlin? Che cosa le avete fatto? Intendi la tua ancella? La ragazza coraggiosa in abiti regali? È in catene assieme alle altre. Le riporterò tutte a Tamworth per interrogarle. Se le avete fatto anche solo un graffio.
Informerò Ceolwulf. Forse lui la convincerà a parlare. Ci vediamo lì. Sigurd, che ne sarà dei prigionieri? Non ci servono più. Liberateli. Che il cielo ti protegga. Che succede? Grazie. Non parla. Lasciala ad Eivor. Forza. Il mio amico Ubba è molto stanco, ma io non lo sono. Potresti dirmi dove si nasconde Burgred e farlo riposare? Mai. Muta e impassibile. Tutto per un re che si nasconde come un ratto. Troppo codardo per proteggere la sua famiglia e la sua gente. Hai sete? Mio marito fa ciò che deve per la mercia. E non ha altra scelta, sapendo che persino gli amici potrebbero tradirlo. Ho un messaggio per Ceolwulf, il traditore. Potrà anche aver vinto la battaglia terrena, ma ha perso la guerra per la salvezza. Non mi interessa cosa pensi di Ceolwulf, ma presto sarà re. È questione di tempo. Burgred è il re, eletto da Luitan e consacrato da Dio. So riconoscere la sconfitta. La tua, in questo caso. Abbiamo preso Repton, Tamworth, ora Templebro e Ledchester. Ogni nostra vittoria spegne la vostra speranza. Ma Burgred ha qualcosa che manca a voi. Il sostegno del popolo. Gente onesta e leale. Chi? I Thane e la plebe di Mercia. No, no. L'unico fedele è Leofrid. E anche lui cederà. Sì, buon Leofrid. Morirà difendendo il suo re. E riuscirà a mandare centinaia di voi all'inferno. Eivor, vostra grazia. Non badate a me. Devo solo contare i miei trofei. Oddio! Fuori, Ivar. Ora. Va bene, ma se intendi restare, sappi che l'odore diventerà insopportabile. Mio Dio, portami fuori da qui, ti prego. Parla, e potrai farti anche un bagno caldo. Tu mi stai chiedendo di tradire mio marito. Come potrei farlo? Se non lo farai, tradirai centinaia di sudditi. Forse verrete ricordati come il re e la regina che hanno abbandonato il loro popolo. Ma la guerra avrà fine. Ceolwulf manterrà la sua promessa di pace. Hai la mia parola. L'uccellino ha cantato? Burgred si nasconde in una cripta a sud, dove i fiumi Alna e Arwi si uniscono. Una cripta? Non ditemi che non è un segno degli dèi. È un tragitto piuttosto lungo. Voi tre dovete liberare la via verso Tamworth. Dove ci vedremo? Portalo al ponte di Venonis. Da lì la strada è dritta. Se avremo problemi, ce ne occuperemo lì. Ottima idea usare le teste. Un'idea un po' macabra, ma l'ha fatta parlare. Spettacolo! Sono fatto così? Chiunque... Quanti soldati per una cripta? Non fanno certo la guardia ai morti.
Deve essere bloccata dall'altra parte. Sinin. Dannata belva! Ti faccio a pezzi! Sarai cibo per vermi! Ti faccio a pezzi! Deve essere qua giù, dove ti nascondi, Burgred. Basterebbe uno stornello per far crollare questi... Ah!
non mi dà forza! Torna qui! Di morire! Devi andare! Forza! Scoccate! Ora! Pare che mi stia avvicinando. Questa cripta mi fa venire i brividi. No, fiamme! No! No, 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 non può essere! Stai indietro! Quello è un coltello per il pane. Intendi forse imburrarmi? Stai indietro! Indietro, ho detto! O la vedrai! Se insisti... Dovrai uccidermi! Dovrai uccidermi! La tua fortuna non è necessaria. Questo regno è mio! Mio! Non riuscirai a sconfiggermi. Io non mi arrenderò. Il trono è mio. Non riuscirai a sconfiggermi. Ah!
mio! No. Andiamo, mio signore. O faremo tardi all'incoronazione. Danese, squartatelo! Tona! Aiuto! Mi hai provocato! Credevi davvero di passarla liscia? Ti rispedirò dai Ragnarsson a pezzi! Demonio! Torna qui! Le sue pinte. È una bomba. Non dovete abboccare i suoi trucchi. Questa è fatta. Fammi scendere!
credete? Credete di aver vinto? Idioti! Leofrid è partito con l'ordine di annientarvi! Zitto! Siete in grossi guai! Non ve ne rendete conto! Siete il male di questo regno! Sì, tutti voi! Una piaga nauseante! Non vi meritate la mercia! Il trofeo va ai vincitori, mio re. Solo chi vince merita la mercia. Ehi! È la tua fine! Insieme ce la faremo! Sanguina e crepa! Andare! Svelti! Siamo dietro di te! C'è qui? Vi è familiare? No! No! Voi cani senza Dio! Non l'avrete vinta! I tempi cambiano, Burgred.
Manca solo l'incoronazione. Un Witan con i Lord di Mercia. Burgred, amore! Mia amata, sei ferita? Che ti hanno fatto? No, no, sto bene. Ora muoviti, Lord. Il tuo re ti aspetta. Morirete tutti, Danesi. Attaccandomi avete decretato la vostra condanna. Potete starne più che certi. Presto gli accoliti conosceranno i vostri nomi. Non importa cosa farete o quanto andrete lontano, vi daranno la caccia e vi uccideranno. Ora basta starnazzare, cornacchia. Lascia pure quel ruolo a mio fratello. Accoliti? E chi sarebbero? Ignoralo. Sono solo auspici e profezie deliranti, nient'altro. Cammina con me, morso di lupo. Abbiamo tempo prima della cerimonia. Dove andiamo? Da nessuna parte. Voglio solo festeggiare. Non mi sembri il tipo. Hai concluso che sono un tipo molto crudele, non è vero? D'accordo, mi sta bene. Anch'io mi sono fatto un'idea di te. Vuoi portare un agnello al macello? Ecco, lo vedi? Crudele. Troppo crudele.